per annunciare anche il mio voto contrario a questa legge. Esistono leggi buone ed esistono leggi non buone per i salvi. Il concetto di legge meno peggio è tipicamente opportunistica e di chi non si assume le proprie responsabilità. Il concetto di legge meno peggio dovrebbe essere a tutti noi estraneo, in quanto siamo stati eletti per rappresentare al meglio e quindi a produrre buone leggi per dare risposte ai bisogni dei sardi. Quindi siamo chiamati a produrre buone leggi per dare risposte ai bisogni dei sardi che ci hanno eletto, confidando nella nostra capacità di rappresentarli al meglio e quindi producendo buone leggi. La logica della legge meno peggio è la stessa logica che sta alla base del voto segreto, ovvero non assumiamoci la responsabilità delle responsabilità pubbliche e palesi per stare dietro al muro passetto, per agire alle spalle senza essere visti. Noi, in quanto eletti, abbiamo il dovere di assumerci responsabilità palesi in maggior ragione se si tratta di una legge elettorale, cioè di uno strumento che deve essere assolutamente adeguato alle esigenze della società sarda e quindi che non sia escludente e non la discrimini nelle sue componenti. Votare questa pessima legge, quindi accettare la logica del meno peggio, significa non onorare il nostro mandato. Mi auguro che la classe politica espressa in quest'Aula si assuma pienamente e pubblicamente la responsabilità delle proprie azioni e non si nasconda ancora una volta dietro la logica del meno peggio, non dando risposta alle esigenze di democrazia della nostra società. La nostra responsabilità è quella di fare leggi buone, utili, eque e rappresentative della nostra diversità, a partire dalle donne, le minoranze politiche, identitarie e sociali, che sono alla base della diversità della società sarda, che non può essere in futuro omologata a quella italiana con questa legge elettorale discriminatoria, utile alle lobby che ancora oggi vogliono tenere il popolo sardo sotto un nuovo dominio coloniale. E Presidente, io vorrei chiedere, non possiamo divertirci sempre. Non è mezzo vero, grazie. Però c'è anche la stanchezza della sera. Per ciò che mi riguarda, il meno peggio e la prassi del voto a secco non fanno parte della mia cultura politica, notoriamente fondata sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle mie azioni e sul rispetto dei diritti dei sardi, delle donne e di tutte le minoranze politiche, a partire da quelle identitarie che sono parte integrante e irrinunciabile della società sarda e della nostra storia. Con questa pessima legge la classe politica sarda oggi ha manifestato la sua... Grazie, onorevole Stocchino.